Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di riparare questo avviatore d'emergenza per auto per batteria 12 volt. Con l'occasione vedremo come individuare un cortocircuito e come testare la bontà di una batteria 12 volt. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Si tratta di un avviatore di emergenza piuttosto vecchiotto, premendo il relativo pulsante test non dà alcun segno di vita. È presente una presa accendisigari per prelevare la 12 volt, che è altresì disponibile su questi due morsetti da collegare alla nostra batteria autoscarica per consentirne l'avviamento. Per ricaricare questa batteria interna è previsto un alimentatore esterno da 12 volt con 500 mA di corrente. Inserendo questo alimentatore nell'apposito spinotto posteriore, i LED frontali non mostrano alcun segno di ricarica, sintomo che mi fa pensare che ci sia qualche problema al circuito elettronico. Molto spesso questi vecchi avviatori hanno la batteria interna esausta, che è sicuramente da sostituire. Si tratta di piccole batterie da 12 volt, 7, massimo 10 ampere ora. Probabilmente questo avviatore ha diversi problemi concomitanti. Ma andiamo con ordine. Per verificare il circuito interno, collego il mio alimentatore variabile, impostandolo su una tensione di ricarica per queste batterie di circa 13,7 volt. Appare evidente che c'è un cortocircuito di diversi ampere che fa abbassare anche la tensione del mio alimentatore variabile. Anzitutto andiamo a riparare questo tipo di guasto. Una volta rimosse le viti, andiamo ad aprire l'involucro e vedere cosa c'è all'interno. In quasi tutti questi avviatori di emergenza, in genere troviamo una batteria collegata direttamente ai morsetti di uscita, collegata a sua volta ad un circuito elettronico che misura il voltaggio della batteria interna. Un alimentatore interno o esterno ricarica questa batteria per il successivo utilizzo. Il voltometro, nel nostro caso, è a LED e corrisponde più o meno a questo schema, che non è esattamente il suo, ma si avvicina moltissimo, basato sul chip LM339 che contiene quattro amplificatori operazionali che comparano la tensione fissa fornita da uno Zener ripartita su una rete di resistenze a circa metà della tensione della batteria. Confrontando questa tensione con circa la metà della tensione presente in batteria, si accenderanno i LED in uscita a seconda del livello di carica. Chiarito il funzionamento del voltometro, torniamo al nostro circuito. All'interno del contenitore troviamo due grossi cavi rosso e nero che si collegano alla batteria interna e al circuito elettronico in oggetto. Anzitutto andiamo a verificare la tensione di questa vecchia batteria al piombo da 12 volt. Abbiamo una tensione di 0 volt. A questo punto due sono le ipotesi: o la batteria è completamente morta, oppure c'è un cortocircuito nella scheda interna dell'avviatore. La batteria è da 7,5 Ah. Per verificare se si tratti dell'una o dell'altra ipotesi, dobbiamo necessariamente scollegare la batteria dal resto del circuito. Rimuovo la plastica termorestringente e vado a svitare i bulloni sui terminali di questa batteria. Una volta scollegata dal resto del circuito, abbiamo una tensione di circa 12 volt. Segno evidente che nel nostro circuito elettronico deve esserci un corto che ha eventualmente scaricato anche questa batteria. Pertanto la vado intanto a ricaricare con il mio alimentatore variabile con una tensione di circa 15 volt, fornisco a questa batteria all'incirca 1,7 Ah. Considerando che questa batteria è da 7,5 Ah, occorreranno su per giù 5 ore per una ricarica completa, al termine della quale la corrente scenderà quasi a zero, ovviamente se questa batteria è ancora buona. In caso contrario, vedremo questa corrente ridursi molto tempo prima. Lascio in carica questa batteria e mi occupo del circuito elettronico. Osservo visivamente i componenti per vedere segni di bruciature o di cortocircuiti senza trovare nulla di fatto. Per smontare questo PCB, vado a rimuovere la colla a caldo che lo tiene bloccato sul suo contenitore. Sul retro del PCB noto la presenza di uno strano componente che sembra essere uno scaricatore di sovratensione.
Il circuito elettronico è sostanzialmente il voltometro pilotato dall'integrato LM339 con qualche altro transistor attorno. Sono anche presenti diversi diodi che andremo successivamente a testare. Tra i vari collegamenti abbiamo anche questi due fili gialli che si collegano al pulsante di test e gli altri fili di collegamento alla presa accendisigari. Verifico la presenza del corto con il tester in posizione di continuità test giunzioni. Andiamo a misurare la linea dei 12 V sul connettore dell'accendisigari. Eh sì, abbiamo proprio un netto cortocircuito di qualche componente posto in parallelo alla linea dei 12 V. Non noto segni di bruciature, ma girando il PCB, il primo componente sull'ingresso del connettore è proprio questo scaricatore di sovratensione che potrebbe essere il principale imputato. Andiamo a dissaldarlo per vedere se è lui il principale responsabile. Questo componente, quando la tensione supera un certo predeterminato livello, interviene cortocircuitando la massa e rimanendo in corto. Dalla verifica di questo componente, infatti, emerge che esso è in netto cortocircuito. Dunque, abbiamo trovato il principale responsabile di questo guasto. Verifichiamo di aver eliminato il cortocircuito collegandoci sempre ai due terminali della tensione 12 volt. Come era facile intuire, il corto adesso non c'è più e quindi apparentemente il nostro circuito dovrebbe funzionare correttamente. Facciamo la prova del 9 andando ad inserire il nostro caricabatterie 12 volt e verificare che il corto sia sparito. Eh no, il corto è ancora presente, ma si rivela solo fornendo la tensione di alimentazione. Questo vuol dire che il corto si trova a monte dell'ingresso, magari dopo qualche altro componente. Riprendiamo il nostro multimetro sulla portata continuità e giunzioni e andiamo a testare innanzitutto i diodi presenti in prossimità del connettore di ingresso. Ed infatti il primo diodo che vado a testare risulta in netto cortocircuito. Andiamo a dissaldare questo diodo per verificarlo fuori dal circuito stampato. Per compiere questa operazione, stavolta, utilizzerò la tecnica della aggiunta di stagno. Lo stagno ad alta temperatura presente rende difficile estrarre il componente con il solito succhiastagno, mentre aggiungendo dello stagno a bassa temperatura, questo potrà essere agevolmente dissaldato con la tecnica del contrappeso. Scaldo i due terminali contemporaneamente. Una volta estratto dal circuito, andiamo a testare la giunzione di questo diodo che risulta in netto cortocircuito. E dunque ho trovato un secondo responsabile del malfunzionamento di questo avviatore d'emergenza. Andiamo a vedere la sigla di questo diodo. Sembrerebbe essere un diodo 1N4746A. Si tratta di un diodo Zener da 18 volt, come si evince da questa tabella di riferimento. Il suo scopo è proteggere il circuito elettronico da tensioni superiori ai 18 volt. Una volta rimosso questo ennesimo componente guasto, collego il mio solito alimentatore variabile per verificare di aver risolto i problemi. E infatti si accende il primo LED e, aumentando il voltaggio, anche gli altri fino al LED verde. Quest'ultimo suppongo sia attivato dal transistor che si vede nel circuito, essendo solo 4 i comparatori presenti nel circuito integrato. Bene, a questo punto, per puro scrupolo, andiamo a verificare anche gli altri componenti di questo circuito elettronico. Misuriamo le giunzioni dei diodi presenti e dei due transistor. Primo diodo, giunzione diretta 520 mV, giunzione inversa infinito, quindi direi che questo diodo è buono. Il secondo diodo, giunzione diretta 658, giunzione inversa, un valore che mi fa pensare si tratti di un diodo Zener. Con il mio tester per diodi Zener, che è stato oggetto di un mio video precedente, link al video qui in alto a destra. Questo attrezzo permette anche di testare le barre LED.
Si tratta di un diodo Zener da 9 volt circa, anch'esso funzionante, che presumo serva a stabilizzare la tensione per i comparatori presenti nell'integrato LM339. Lo Zener, che nello schema indicativo ha un valore di 5,6 volt. Naturalmente anche le due resistenze di ripartizione della tensione della batteria saranno diverse nel nostro circuito. A questo punto andiamo a verificare anche le giunzioni dei due transistor presenti, che dovrebbero essere buoni. Prima giunzione base emettitore abbiamo 659 mV, seconda base collettore idem. Il secondo transistor simula la pressione del pulsante all'inserimento del caricatore. Prima giunzione abbiamo 695 mV, la seconda 692. Quindi anche questo transistor è ok. Non mi rimane che rimpiazzare il diodo Zener da 18 volt con uno identico. Con il succhiastagno, grazie alla minor temperatura di fusione, rimuovo lo stagno in eccesso dalle piste. Nel posizionare i diodi, ricordatevi di rispettare la fascia relativa al catodo. Lasciandolo leggermente sollevato dal circuito, dissiperà meglio il calore. Bene, è il momento di tornare alla nostra batteria che ho ricaricato per 6-7 ore, voltometro sulla portata 20 volt. Per testare la bontà di una batteria andremo ad inserire un carico fittizio in parallelo a questi puntali ad aggancio per il mio voltometro. Abbiamo una tensione di circa 11,24 volt e già questo non è un buon segno. Per il test del carico fittizio utilizzo questa lampadina. Queste lampadine 12 volt usate nelle vecchie auto hanno un voltaggio di 12 volt e una potenza di 21 watt o 5 watt a seconda del filamento scelto. Ho applicato dei connettori a questa lampadina per poter testare le mie batterie. Questo carico fittizio è stato anche oggetto di un mio video precedente, di cui vi metterò il link qui in alto a destra. Collegando questo carico alla mia vecchia batteria, vedremo subito se ci sarà un abbassamento di tensione e starà a significare che la nostra batteria non ha più capacità residua e quindi è da sostituire. La luce è molto debole, la tensione si è abbassata notevolmente, segno che la batteria non è più come prima. Andiamo a misurare questa debole corrente, abbiamo 0,3 A, una corrente molto bassa per questo tipo di carichi e per questa batteria. Per capire meglio questo concetto, andiamo a sostituire questa batteria con una nuova e vedere come cambiano i valori di tensione e gli assorbimenti di corrente. Mi procuro una nuova batteria con gli stessi amperora, più o meno. In descrizione troverete il link per l'acquisto di questi oggetti, cliccando e acquistando dei quali contribuirete al mio canale. La nuova batteria 12 volt da 7 A, andiamo a testare la sua bontà attraverso il solito test della lampadina. Collego il mio multimetro. La luce è più forte, la tensione è normale, non scende sotto l'effetto del carico. Vediamo la corrente assorbita. Applicando la legge di Ohm, dovremmo avere una corrente di circa 1,75 A. E infatti così è. Da notare che la tensione rimane molto più stabile rispetto alla vecchia batteria, anche la luminosità è di gran lunga maggiore. A questo punto siamo pronti per sostituire questa batteria a quella vecchia. La vecchia batteria però aveva dei morsetti a vite e quindi dovrò adattare la nuova batteria con questi morsetti Faston per poterla correttamente collegare al resto del circuito. Mi procuro due cavi di sezioni adeguate da 4 mm che supportino una elevata corrente. Un cavo da 4 mm quadrati consente di portare all'incirca 25 A. Una volta effettuata la crimpatura con apposita pinza crimpatrice, link in descrizione, siamo pronti per riavvitare questi morsetti sui connettori originali del circuito. Reinserisco il circuito stampato sulla sua sede e lo vado a fissare con la colla a caldo.
ripristino i vari collegamenti alla presa accendisigari e posso andare a reinserire la mia nuova batteria da 7 Ah, dotata però di connettori Faston a spada. A questo punto posso chiudere il contenitore e fare un ultimo test del dispositivo. Verifico il pulsante test con l'indicazione dei LED di carica della batteria. All'inserimento del connettore di ricarica, il transistor collegato in parallelo al pulsante accende i LED per l'indicazione della ricarica. Per concludere, l'ultima prova sui morsetti di uscita del mio carico fittizio, la solita lampadina da 21 W per auto. E dunque anche questa riparazione finalmente è giunta a conclusione in maniera soddisfacente. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, buon per voi, mi raccomando mettete like, e se non vi è piaciuto, peggio per voi. Ci vediamo la prossima volta.